geek di Metal Hammer Italia, benvenuti alla nuova video recensione del nostro sito, del glorioso Metal Hit che mai tramonterà. Io sono Sbranf, questi sono i Symphony X. I Symphony X che il 24 luglio vi aspettano in tutti i negozi di dischi con il nuovo Underworld in uscita, anche questo per Nuclear Blast, del secondo album dopo Iconoclast, che risale ormai a 4 anni fa. 4 anche di più di 4 anni fa. Allora, si è fatto un tanto un parlare di questo album fondamentalmente per il singolo che era Nevermore, che presentava delle linee vocali strane che non hanno subito convinto al primo colpo. La canzone è la tipica Symphony X song, ma il ritornello cantato in maniera estremamente pulita, quasi delicata, da Russell Allen ha fatto storcere il naso o far venire qualche punto interrogativo in testa a un sacco di gente. Bene, sono qui per dirvi che non dovete avere nessuna paura, perché questo probabilmente potremmo definirlo il disco, l'album di Russell Allen, che mai come in quest'album qua tira fuori tutte le sfumature della sua voce incredibile e realizza veramente il proprio personale capolavoro all'interno di un album che mi sento di definire molto interessante, non facile, non di facile presa, mai come in questa volta, ma anche in passato. Symphony X, lo sapete meglio di me, sono sempre difficili, soprattutto gli ultimi Symphony X, difficili da decifrare. Bene, quest'album mi aveva fregato all'inizio, non piacendomi, poi ho avuto qualche leggero ripensamento, ma è una questione di tempo, di ascolti, riascolti, riascolti, perché è un album veramente vario, che più vario non si può. Ci troverete dentro di tutto, dalle classiche sfuriate power prog, quei classici riffoni di Romeo e gli assoli da perdere la testa come al solito, assoli su cui ritorneremo più tardi, a tutta una pletora di suoni che in alcuni casi sono addirittura quasi insoliti per il Symphony X, dove in alcune canzoni, come Without You, che è il secondo singolo che è stato pubblicato, si abbandonano alle chitarre acustiche, dove ci sono ritmi orientaleggianti nella canzone che si chiama Charon, cosa che è già avvenuta in passato, dove comunque le atmosfere sono molto varie, e lo stesso Romeo nelle interviste e nelle liner notes che accompagnano questa spedizione che è stata fatta dalla Nuclear Blast, si riferisce a questo album come un album dove è stata premiata proprio l'idea di album, cioè di una cosa da ascoltare dall'inizio alla fine, pur non essendo un concept, proprio per i suoi saliscendi, sia di suono che di emozioni che vengono trasmesse. Di base ci troviamo di fronte a un album che ruota più o meno intorno al tema di andare all'inferno e ritorno, scatenato nella mente di Romeo dalla lettura della Divina Commedia, soprattutto dal mito di Orfeo, che va all'inferno per reclamare la sua donna e se ne torna con le pive nel sacco. Bene, questa è un po' la tematica sottostante quasi tutte le canzoni dell'album, molte delle quali parlano di amore, che fa strano pensando a un album dei Symphony X, invece c'è modo e modo per parlare di amore. E qui c'è molto amore, soprattutto, come vi ho già detto, nell'interpretazione di un Russell Allen mai così bello da ascoltare. E vi ripeto, non fermatevi al singolo che avete ascoltato. Per esempio, la canzone subito dopo, che si chiama Underworld, appunto, a parte che è una canzone sparata ai 6.000, ha un ritornello altissimo, pulito, e una strofa incazzatissima, in quasi growl. Ci sono alcune canzoni come Run with the Devil, che sembra una canzone quasi degli Adrenaline Mob, ma vi assicuro che non c'è nessuna contaminazione, questo è un disco Symphony X al 100%. Ciò non toglie che, e ve lo dico da fan sfegatato, qualche pecca la si può trovare. Una che mi viene subito in mente riguarda i suoni, soprattutto i suoni della batteria, che hanno sempre gli stessi trigger, ed è un peccato perché si perde moltissima della naturalezza, occhio alla Z romagnola che mi è uscita fuori, del suono di Jason Brulo, che io personalmente adoro, il piccolo batterista fotonico, che peraltro si è ripreso, come sapete, dall'intervento al cuore e quant'altro. Altra cosa che non mi fa impazzire, c'è troppo Michael Romeo
troppo poco Michael Pinnella. Questa è una tendenza che avevamo già visto un po' da Paradise Lost in poi, per quanto per me Paradise Lost sia il disco perfetto dei Symphony X, ma già in Iconoclast il disco era dominato da Romeo e le parti sinfoniche, o diciamo più melodiche, che di solito erano appannaggio della tastiera, venivano relegate in secondo piano. Anche in Underworld, per quanto ci siano spazi molto belli, come per esempio nella canzone Swan Song, che è tenuta in piedi da una linea di pianoforte veramente molto bella, lo spazio di Pinnella si riduca sempre di più. Voci non confermate, di corridoio, di musicisti che io conosco, amici dei Symphony, parlano di un non eccessivo interessamento di Pinnella nella macchina Symphony X, laddove evidentemente Michael Romeo dilaga con la sua stazza, non solo fisica ma anche insomma artistica, prendendo definitivamente le redini della faccenda. Può essere un cambio di epoca, quindi un ammodernamento dei suoni, per quanto i suoni di Romeo non mi sembrino molto moderni, i suoni della chitarra sono sempre gli stessi anche lì. Purtroppo sui suoni, boh, sembra che ci abbiano lavorato veramente poco, non so che dirvi. La produzione è la solita produzione di Michael Romeo, che per quanto mi riguarda è un po' troppo laccata, è un po' troppo poco vera. Ma vi sto parlando, come dire, di un disco e di una band che, se mi permetto di criticarli, comunque pisciano in testa al 99% delle altre band che suonano nello stesso settore, per cui stiamo parlando comunque di una produzione fantastica. All'interno della produzione fantastica, uno comincia come dire, a cercare le pecche, i particolari. Come dicevo al buon Simone Mularoni pochi giorni fa, se vai a letto con una pornostar, vuoi il massimo del massimo del massimo, non ti accontenti di godere, giusto? Questo è il succo un po' di questo Underworld dei Symphony X. Va ascoltato, fidatevi, 100.000 volte, e vi assicuro che nelle 11 tracce che lo compongono c'è veramente tutto quello che vi aspettate da un disco dei Symphony X, e anche qualcosa in più, visto che, come già detto in precedenza, le parti di Russell sono varie. Al massimo c'è veramente di tutto, le linee vocali sono veramente belle e cantate in maniera strepitosa. Ciò detto, è un album che personalmente, proprio per la sua non immediatezza, diciamo che prenderebbe qualcosa fra il 7,5 e l'8 meno, per cui deciderò poi in fase finale se buttarmi di qua o di là. Ma comunque stiamo parlando di un 7,5 una mosca, di un 7,5 ai Symphony X, che è tipo un 15 a qualsiasi altra band più o meno del settore. Symphony X, Underworld, un discone, ancora una volta un discone con cui potremo saziarci le orecchie per mesi e mesi, vista la mole di roba che c'è da ascoltare. 24 luglio in uscita per Nuclear Blast. Io, come al solito, vi ricordo che noi siamo Metal Hammer Italia e siamo fondamentalmente Metal Heat, il portale della gloria, il bar sport della gloria. Veniteci a trovare, qua c'è Pipi che vi aspetta. Mi piaceteci anche su Facebook, cercateci, frequentate il nostro forum pieno di gente fuori di testa. Questo è più o meno tutto per quanto mi riguarda. Symphony X Underworld. Io sono Pippo Sbranf Marino per Metal Hammer Italia.